le principesse finalmente hanno un giorno libero, il che significa che è ora di uscire. Oggi faranno pattinaggio sul ghiaccio. Una vera principessa indossa i suoi vestiti migliori anche su una pista di pattinaggio. Stanno per fare un lavoro straordinario, di cui anche i campioni olimpici sarebbero invidiosi. Ops, troppo scivoloso! Gli abiti lunghi non sono proprio adatti. Ragazze, è ora di andare. Spostiamoci lungo il bordo. Finalmente siamo salve. Penso che abbiamo pattinato abbastanza per oggi. Ogni passeggiata che fa Annie è un'avventura indimenticabile. Ama cantare la sua canzone preferita e cinguettare con gli uccelli. Che bella giornata! E che incontro fantastico! Wow, è un vero re! Non devi nemmeno chiedere un documento d'identità. Indossa una corona. Annie conosce perfettamente le regole del Galateo. Deve inchinarsi al re e baciargli la mano. Dov'è il suo entourage? Dovrò accompagnarlo io stessa al castello. E il re della discarica è molto felice di incontrare un'ammiratrice così fedele. Annie è persino disposta a portargli il mantello. La principessa sarà così sorpresa quando scoprirà che l'appartamento del re è il cassonetto più vicino. E questa principessa passa tanto tempo a fare esercizio, ma applica le sue regole in palestra. Ok, vai lì per un po'. E tu, valletto, vieni qui subito. Farai il mio esercizio per me. Per favore, lavora di più. Il fedele valletto realizzerà il desiderio della sua principessa. Si allenerà su ogni macchina e pomperà ogni muscolo. La principessa non ha tempo per l'esercizio. C'è un'intera montagna di caramelle di cui deve occuparsi. E allenarsi è estenuante. Penso che sia ora di smettere di andare a cena. A testa alta, ovviamente. È così atletica oggi. Che carino! Dovrei assumerlo come mio valletto. Un vero principe aspetterebbe la sua principessa per sempre. Ma Jack si sta stancando. Ecco che arriva Carrie. E con un abbraccio del genere la perdonerà anche per il ritardo. Tesoro, andiamo! Wow, che cavallo fantastico! È d'acciaio! Carrie non ha mai cavalcato un cavallo di questo tipo prima d'ora. Tutte le principesse sono grandi cavallerizze. Anche Carrie sta per cavalcare questo cavallo. Tesoro, sali, ti porterò nel nostro regno magico. Ma questo è un cavallo molto testardo. Dovrebbe galoppare. Invece sta semplicemente lì in piedi come una statua. Amelia deve imparare a usare la tecnologia moderna. Non puoi vivere senza nel mondo di oggi. Non puoi nemmeno riscaldare la cena. Che delizioso hamburger! Ed è così divertente vederlo girare in questa macchina miracolosa. Fa venire ad Amelia voglia di ballare il valzer. Si immagina un ballo che danza sul delizioso crepitio del microonde. Ma ogni festa prima o poi finisce. È ora di pranzo. Oh, finito? Merci! È stato fantastico. Grazie per l'hamburger caldo. Carrie ha ricevuto un invito ieri. I reali locali danno un super ballo. Ma cosa sta succedendo? Che oltraggio! Nessuno indossa un abito lungo. Da dove viene tutto quel boom? Spegnete immediatamente quell'orribile orchestra. C'è del fumo qui dentro. Scappiamo! Tutto questo sta facendo ammalare la principessa. Quei tacchi alti! E una gonna così corta! Signora, dov'è la sua sottogonna? Oh, cosa c'è sulla sua testa? Dovrei lavarmi le mani. Perché il valletto ha qualcosa disegnato sul petto? È tutto un mistero per lei. Questa cosa deve finire. Ehi, cortigiani! Balliamo la quadriglia! Un, due, uno, due! Ma nessuno vuole farlo. Vogliono il vero divertimento. Alla principessa non resta altro da fare che tornare a casa. Amelia sta vivendo un giorno speciale. Oggi mangerà per la prima volta una barretta di cioccolato. È un momento importante. Cosa hai detto? Cioccolato? Va bene, ne assaggio un boccone. Non le piace molto. Ma si scopre che la principessa non lo sta mangiando nel modo giusto. Togli l'involucro e mangia.
La principessa dovrebbe essere lasciata sola con la barretta di cioccolato ora. È come una favola per la sua bocca. Questo cioccolato è delizioso. Deve averlo inventato un mago. Ma la magia è finita in fretta. È positivo che ci siano molti dolci nel palazzo. Mangerò tutto. Oh no, cos'è? Acne da zucchero. Non importa, ne è valsa la pena. Anche le principesse adorano fare shopping. Ci sono persino dei valletti invisibili ad aprire le porte. Non è fantastico? E queste scale viventi sono magiche. Ma sono un po' spaventose. Come si sale? Una vera principessa può fare di meglio. Può fare qualcosa di molto più semplice. Così, andiamo a fare un giro adesso. Le scale magiche non sono niente. Addomesticare i draghi è molto più difficile. Quando la principessa ha fame, niente può fermarla. Fante, vieni qui! Questo tavolo è troppo piccolo per una tavola imbandita. Sostituiscilo subito! I camerieri di questo ristorante hanno visto principesse ancora più cattive. Faranno tutto quello che vuoi. Le buone maniere di questa signora non sono poi così buone. Sbrigati, servo! Ho fame! Ecco il cibo! Sì, non ho bisogno di quello, puoi portarlo via. Ma la principessa deve osservare le regole dell'etichetta. Tagliano il cibo con un coltello? Va bene, lei ne ha uno perfetto. Ci vuole troppo tempo per segare. È meglio tagliare in un colpo solo. Ops! La principessa ha perso la sua fidata spada in una battaglia con il tavolo. Beh, le regole del Galateo sono fatte per essere infrante. Cosa fa questa principessa quando vede uno specchio davanti a lei? Certo, inizia a girare. Non importa che sia solo un ascensore. Può ammirare la sua bellezza ovunque. Ma nel mondo di oggi non puoi abbassare la guardia. Altrimenti la tecnologia ruberà il tuo vestito preferito. Oh mio Dio! Qualcuno mi aiuti! Finalmente la scatola demoniaca fa uscire Amelia. Ma dopo questa avventura la principessa sembra un po' stropicciata. Ops, Amelia è completamente in mostra. Se interessata, le parleremo della ceretta più tardi. Troppo stress per una sola giornata. Le principesse ricevono un'attenzione speciale nei negozi. Comprano sempre il meglio del meglio. Che vestito impressionante! Ma questo vestito sembra più un top. Assolutamente no, le principesse non possono indossarlo. A Carrie piaceranno queste scarpe. I tacchi sono troppo alti. Non vanno bene. Questo è più interessante. Che bella aggiunta al mio abito da ballo. Ma perché l'hanno messo su un corpo nudo? È imbarazzante. Devo provarlo subito. Ti piace il mio look maggiordomo? Questo dipendente sa fare buoni affari. Deve solo annuire in modo che il negozio non perda soldi. Oggi la principessa è più soddisfatta che mai dei suoi acquisti. Il tirassegno è un luogo dove tutti possono mostrare i loro talenti di caccia nascosti. Martin ha solo 3 possibilità. Ma il tiro con l'arco è davvero difficile? Martin è fiducioso nelle sue capacità. Ora colpirà tutti i bersagli con una freccia. Ma si scopre che questo va oltre i poteri di Martin. Questo arco è rotto, portalo via. Martin, non essere arrabbiato. C'è una vera principessa qui. Non lascerebbe mai un principe in una brutta situazione. Annie si fa carico della causa. Sono solo pochi obiettivi. Fatto! Tutti gli obiettivi sono a terra. Ecco i suoi premi. Tutti i giocattoli della bancarella sono a disposizione della principessa. Ma non le servono queste stupide ricompense. Giocattoli sono per i bambini. Il tiro con l'arco è la sua vocazione. Ma a Martin non dispiacerebbe un orso gigante. E anche il resto degli animali di peluche. Per adattarsi al mondo moderno, le principesse devono indagare. E credimi, fanno sul serio. Hanno esaminato ogni angolo dei social media. Per risolvere il mistero delle principesse moderne, si scopre che tutto è importante qui. I vestiti, il trucco, i comportamenti e il loro duro lavoro è stato ripagato. La risposta è stata finalmente trovata. Il momento della verità è qui. È ora di trasformarsi. Ecco come sono ora, delle principesse moderne, luminose e alla moda. Niente più abiti lunghi e acconciature complicate. Più sfarzo e glamour. Adesso potete andare a una festa.
come dovrebbero essere le principesse moderne? Raccontacelo nei commenti, ci piacerebbe saperlo! Ti è piaciuto il video? Allora premi like, iscriviti al nostro canale e fai clic sulla campanella! Non perdere i nuovi sketch sulle principesse e la vita reale su Trum Trum Wow!